Il candidato sindaco Giovanni Cosentini incontra i ragusani nei luoghi più rappresentativi della città, un modo per dialogare direttamente con i cittadini e presentare i punti programmatici della proposta che volete portare avanti. Sì, è chiamata democrazia partecipata, ma per me è il lavoro che abbiamo fatto da tanti anni che abbiamo fatto amministrazione, da tanti anni ci siamo confrontati su tutte le cose che abbiamo fatto, le abbiamo sempre concertate, non solo con le organizzazioni di categoria, ma soprattutto con la città. E quindi questo confronto continuo, ora certo siamo in campagna elettorale, quindi c'è un momento di esaltazione maggiore, bisogna, come dire, essere tra la gente per comunicare intanto la voglia che abbiamo di amministrare questa città, che non vuole essere una presunzione ma vuole essere un atto di responsabilità. Può essere anche un atto di umiltà, perché riteniamo, sulla base di ciò che abbiamo fatto e che abbiamo fatto tutti insieme, questa stessa squadra lo vuole fare per la Ragusa di domani. È entusiasmante, c'è questo gazebo, questo contatto continuo alla città. Quello che noto, ed è un fatto positivo, è che la gente si avvicina e quindi come tale non abbiamo, come dire, una ritrosia nei confronti, non noi, ma loro, nei confronti della politica in genere, anzi devo dire che c'è grande affetto e grande stima. Questo evidentemente per chi è candidato, ma per tutti i candidati, gli amici che si sono candidati al Consiglio Comunale, è una, come dire, un maggiore stimolo, un maggiore punto di forza. Noi continueremo così fino alla fine, fino al 9 e 10 giugno, perché penso che sia giusto incontrare puntualmente tutta la gente, farsi vedere e soprattutto condividere con loro sia il programma, sia le iniziative, sia il modo di essere di ognuno di noi.